Bella a tutti ragazzi, oggi ci ritroviamo qui con un altro nuovo video e in particolare questo video tratterà OP06 e probabilmente la maggior parte di voi avranno già visto tutte le carte, avranno già visto video unboxing di box giapponese di OP06 perché è appena uscito e comunque per chi non avesse visto ancora le carte oggi le guarderemo assieme. Allora, partiamo subito con le SP, ovvero le special rare, che ce ne sono due a case, in inglese, se non dico male, non vorrei dire una stronzata, ma dovrebbe essere così. E il primo è Buggy, che è quello di OP03, secondo me la migliore di tutte. Poi abbiamo Lillin. Anche questa molto bella, non sto a leggere gli effetti anche perché sono carte vecchie, infatti OP03 anche questa. Questa è di Sugar di OP04, molto carina con i pupazzetti, con i giocattoli. Questa a me non piace sinceramente, però vabbè, questa è di Robin di OP04. Questa molto figa con Kizaru che mangia. Di OP05, questa Rebecca di OP05 per i fan delle tettone in generale e di Rebecca. Poi abbiamo il primo leader che è Uta rosso-viola. Quando attacchi puoi trashare una carta film dalla tua mano e dare a un personaggio dell'avversario meno 2000 di potenza fino alla fine del turno. Dopodiché aggiungi un Don dal tuo Don deck restato. Non è un brutto leader, però secondo me di leader rossi-viola ce ne sono di più forti, ad esempio il Luffy rosso-viola e il Law rosso-viola. Preferisco molto di più l'Uta, quella verde e basta, sinceramente, del mazzo. Questa è la versione alternative, molto, molto basic, carina. Ecco, questa è uno dei supporti, cioè sì, uno dei supporti a Revolutionary Army, perché in OP05 escono e qua ci sono alcuni supporti, come Inazuma che se ha 7000 più di potenza guadagna Banish, quindi molto forte, dato che Belobetti, se non mi ricordo male, scartando un Revolutionary Army dà più 3000 a tutti i personaggi. Quindi questo già diventerebbe un 8000 e sarebbe un 8000 Banish costo 4, quindi molto forte. Poi abbiamo Ivankov costo 5-6000, sempre Revolutionary Army ovviamente, e on play, guardo le prime tre carte e giochi un Revolutionary Army con 5000 di potenza o meno. È molto forte, altra aggiunta molto importante al deck. Questo non so cosa sia, sinceramente. Ah, ok. E questo fa abbastanza schifo. Questa è Gasparde del film. È un 6-8000 giallone. Ci sta. È di tipologia film, quindi ci può stare. Poi abbiamo Saga. E quando attacca con Don più 1, guadagna 1000 fino alla fine del tuo prossimo turno. E poi scarti un film alla fine del turno. Boh, non, cioè, è un counter 2000, l'effetto è così così. Ecco, poi abbiamo Shanks costo 10-12.000. Quando entra, mandi KO un personaggio con potenza di 10.000 o meno. Fortissimo. Fortissimo. E poi è anche film. Quindi molto forte. Questa è la versione alternative, molto figa. Questo, vabbè, quelli scarsi non li sto neanche a guardare. Ecco qua abbiamo Shuraya che deve essere sempre. Ah no, è film. Ok, pensavo fosse Revolutionary Army, invece è film. È un costo 3-4.000 blocker. Quando attacca oppure o quando blocca una volta per turno, questo personaggio diventa della stessa potenza della potenza del leader dell'avversario fino al tuo prossimo turno. Sinceramente non mi dispiace. Ad esempio, se il tuo avversario attacca con un 7000 di potenza, questo qua on block diventa un 7000. Quindi, secondo
secondo me ci sta, è abbastanza forte. Questa è la versione alternative, molto carina. Questa è Bullet. Se il tuo leader è un Field type, guadagna blocker e è un 6-7000, quindi ci sta. Questa è Tot Musica o musica del film Red. È un 5-6000. Una volta per turno puoi restare un tuo personaggio UTA, anche il leader, perché dice cards e non character, e guadagna 5000. Quindi ci sta, diventa un 11000 a caso. Questo è sempre film. Se il tuo avversario ha un leader, un personaggio con potenza base pari a 6000 o di più, questo personaggio non può essere distrutto in battaglia. Ci sta, mi sembra abbastanza forte. Mi sembra un vergo, il vergo quello nero che non poteva essere distrutto in battaglia. Ci sta. Questo è un Counter 1000 Luffy. È un sercino per i film. A costo 2. Questa è la versione alternative. Qui abbiamo Ratchet, non di Ratchet & Clank. Quanto avversario attacca, puoi scartare un qualsiasi numero di carte film e uno dei tuoi leader o personaggi guadagna 1000 di potenza per ogni carta trashata. Non mi sembra un granché, sinceramente. Cioè, giocarlo 1-0 per far guadagnare 1000 tipo Steel Ace mi fa abbastanza schifo. Lily Carnation, non so cosa sia. Una volta 4 costa 0, una volta per turno main puoi scartare un personaggio costa 6000 più e puoi giocare un personaggio film da 2000-5000 di potenza dal trash, dal cimitero, dalla pila degli scarti, come volete voi. Boh, così così, non so, non è che mi ispiri molto. Ecco, questo è forte, è il nuovo Gordon, fa la stessa cosa di Gordon, quindi main lo fa rimbalzare sotto al mazzo e dai meno 3000 di potenza a un personaggio avversario, molto forte. Ed è sempre film come Gordon, mi sembra, se non ricordo male. Questo è un counter, 3000. Ops, scusate, ho miscliccato, ok. Questo è il nuovo evento Gam Gam raro e guadagna 3000 di potenza un leader o un tuo personaggio e se il tuo avversario ha un personaggio con 7000 o più guadagnano un personaggio, un leader guadagnano 1000 di potenza durante questo turno. Trigger fa tipo Jet Pistol, ammazza un 5000 o meno, o forse era Firefist, non so, comunque sinceramente non mi dispiace, non è malissimo. Però, boh, bisogna vedere un attimo. Bella sta carta. Cosa fa? Ammazza un personaggio avversario con 5000 o meno di potenza. Ah, ok. E Trigger ne ammazza uno 4000 o meno. Ok, quindi è tipo un Jet Pistol, solo che Jet Pistol costava 4, ammazzava un 6 o meno, e questo costa 3, ammazza un 5 o meno, e anche questo è scalato di 1. Beh, carino per i film, ci può stare. L'artwork è bellissimo. Ok, passiamo alle verdi. Abbiamo Di Jones, leader nuovo. Main, puoi restare questo leader. E resta fino a uno dei... Fino a uno dei don o personaggi dell'avversario, costo 3 o meno. Dopodiché non puoi aggiungere vita alla tua mano usando i tuoi effetti. Quindi probabilmente c'è questo è l'alternative, l'altro Odi che ti dice tipo togli una vita, una roba del genere. Poi c'è Perona. Main, puoi scegliere di restare un personaggio costo 4 o meno oppure dare meno 1 a un personaggio avversario. Secondo me non è malissimo perché hai un'ampia scelta. E la versione alternativa è questa. Poi abbiamo Yamato, questo qua secondo me sarà il mazzo più forte di OP06, cioè l'effetto del leader è troppo forte. L'abbiamo provato anche un po' nel simulatore con delle carte anche abbastanza cazzo ed è veramente forte. E niente, ha Double Attack di base,
e meno una volta per turno, se il tuo avversario ha 3 o meno vite, puoi dare 2 donne restati a uno dei tuoi personaggi. Fortissimo. L'alternativa è questa, carina, non è la mia preferita. Qua abbiamo Arlong. On play puoi scartare una carta da tua mano e fino a uno dei personaggi dell'avversario. No. Opponent rested, no, un leader avversario restato non può attaccare fino alla fine del prossimo turno dell'avversario. Ok, quindi lo blocchi per un turno, il leader avversario, se è già attaccato. Poi questo. On play, se il tuo leader ha Fishman Pirate nel nome, puoi giocare un Fishman dalla tua mano, costo 4 meno, e puoi aggiungere una carta dalle vite alla tua mano. Ci sta. Ecco, tipo questo qua con l'effetto quell'altro non fa partire questa parte qua. Kami mi sembra sia il sercino a costo 1 per i Fishman. Sì, bella anche là. L'alternative, questa è stranissima, mamma mia. Ok, questa mi sembra abbastanza scarsa. Questa anche abbastanza scarsa. Zè, un altro Fishman con un Don. Rendi attivo uno dei tuoi Don e questo personaggio guadagna 1000 per questo turno e poi aggiungi una vita dalla vita alla mano. Daruma è sempre se il leader è Fishman. Con un Don, quando attacca, torna attivo. E guadagna 1000 di potenza durante questo turno. Dopodiché aggiunge una vita con tutta questa cosa qua. E quando attacca, se il tuo leader Fishman Island, questo personaggio non può essere distrutta in battaglia e guadagna 2000 fino alla fine del prossimo turno tuo. Questo è molto forte. Poi Achan è un 4-5000 giallone con il trigger che puoi giocare un Fishman 3 o meno dalla tua mano. Questo è un blocker. Questo qua puoi scartare un Fishman dalla tua mano o un Arcanoa, ammazzi un personaggio restato dall'avversario, forte. Yozu 4-6000, resti una volta per turno un personaggio costa 4 o meno dell'avversario. Questa carta guadagna 1000, è molto forte anche questa. Questo è di Jones, questo deve essere forte. Ecco, mi sa che è il primo verde con Rush, non vorrei dire una stronzata, ma mi sa che è così. E on play, resti fino a due personaggi del tuo avversario. No, resti. Sì, fino a due personaggi del tuo avversario o donna, e poi aggiungi una vita. Questo è molto forte. Vabbè, questa è stupenda, che bellezza. E Ryuma, quando va a KO, ammazzi un personaggio arrestato all'avversario, questo 4 o meno, forte. Questo è un 6-8000, come è giusto che sia. Questo qua è il. Oddio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, quello che dà costo 1 4000, come nei rossi. In particolare da 2000 di base, e poi 6-8 o più donne da altri 2000. Molto forte. E poi c'è il trigger, ammazza un personaggio avversario, questo tra meno. Molto forte questo. Questo qua, a costo 4, è un evento che o resti un personaggio avversario, questo 6 o meno, oppure ammazza un personaggio arrestato, questo 6 o meno. Questo è molto forte. E il trigger l'attiva gratis. Molto forte questo. Per me, sono sempre opinioni personali, ovviamente. Costo 2, ammazza fino a 2 personaggi restati costo 3 o meno. Trigger lo attivi gratis. Carina, ci sta. Contro mazzi tipo Law o Zoro, molto forte. Bisogna vedere OP06 come sarà il meta, però da quel che ho visto la maggior parte sono Yamato e insomma. Quindi non è proprio il massimo questo. L'Arcanoa costa 6, resta tutti i personaggi avversari, trigger lo giochi gratis, forte. Costa un po' troppo però. Reiju leader blu-viola e una volta per turno quando un Don torna nel Don deck peschi una carta, quindi è simile diciamo a Magellan però fa un'altra cosa, va a pescare. L'alternativa è questa.
qui abbiamo Aramaki, 8.000 è un blocker, e una volta per turno puoi scartare una carta dalla tua mano e giocare un costo, no, e mettere un personaggio costo 2 o meno dell'avversario in fondo al deck. Sì, anche tuo, mi sa, non so perché dovresti farlo, però sì. E poi questo personaggio guadagna 3.000 di potenza durante questo turno. Allora, non mi piace. Non mi piace perché sì, è un 8-8.000, però l'effetto oggettivamente lo puoi fare solo durante il tuo turno. Se fosse stato anche durante il turno dell'avversario sarebbe stato veramente forte. Però, vabbè, sinceramente non mi piace molto. Ci sono carte molto più forti, tipo il Kizaru da 7 che rimbalza. Però, vabbè, questa è l'alternative. Poi magari sarà fortissimo. Poi abbiamo John, 4-5.000, una volta per turno, durante il tuo turno, quando il tuo avversario attiva un evento, il tuo avversario deve mettere una carta dalla tua mano in fondo al deck. Questo è molto forte. Ed è anche un counter 2.000, ed è una Nevi. Questo potrebbe essere molto bastarda come carta. Vabbè. Kuzan, 3-5.000, on play, peschi due e metti due carte in fondo al deck. Buono, molto buono, ricicla. E è anche un counter? No, ok. Peccato. Sakazuki 5-6.000, on play, rimbalzi un personaggio costo 2 o meno in fondo al deck. Così così. Charlotte Pudding o Charlotte Pudding, on play, il tuo avversario ritorna tutte le carte dalla tua mano e il deck. Mischia il deck e pesca 5 carte. Allora, questa carta qua secondo me è fortissima. Però bisogna vedere un attimo il meta OP06, perché già adesso in OP04.5, che è uscito il low, quello viola, che se hai 7 più carte in mano ti fa scartare 2, diciamo che gli avversari, i giocatori ci tendono a giocare molto contro, quindi ci girano attorno e quindi magari si tengono tipo massimo 6 carte in mano, una roba del genere. Quindi sì, però diciamo che se c'ha più di 5 carte in mano è molto forte. Poi comunque gli rimbalzi tutte le carte che hai in mano nel mazzo, che magari si era tenuta apposta per dopo, e si pesca 5 carte casuali, quindi secondo me è molto forte, però è abbastanza situazionale, però è molto forte secondo me. Poi abbiamo Zef, che nel tuo turno, se il tuo avversario attiva un blocker o un evento, se il tuo leader ha Istbru nel nome, puoi scartare 4 carte. Questo è un supporto per Nami. Abbastanza stronzo, però. Poi abbiamo Sengoku 5-7.000, giallone, Tashiji. Questo è un altro supporto per Navi, come se Sakazuki in OP05 non fosse abbastanza forte, ma vabbè. Questo è un sercino per i Navi, un altro sercino per i Navi. E 5, perché c'è anche quell'altro nero che non mi ricordo come si chiama. Questo è anche più forte perché guarda le prime 5 invece che le prime 3. Mamma mia, assurdo. Sakazuki dominerà, c'è poco da fare. Tsuru è un counter 2000, quindi volendo si può giocare di base, e on play è un 5-4000, puoi scartare due carte da tua mano e il tuo avversario ritorna uno dei suoi personaggi in mano. Quindi se ha solo un personaggio deve rimbalzare in mano qualsiasi sia il suo costo. Questa è molto forte secondo me, la giocherei al posto di altri counter 2000 sinceramente. Tokikake. Se don 1, se hai 4 meno carte da tua mano, questa carta non può essere sorta in battaglia. Vabbè, insomma, fa un po' schifo. Vabbè, questa fa cagare. Allora, questo qua è un 2-4.000. Se hai 5 meno carte in mano, guadagna blocker. Carino. Poi abbiamo Garp 5-7.000 con due don, quindi andrebbe a 9.000. Se quando attacca, se hai 4 meno carte in mano, il tuo avversario non può attivare blocker. Questo secondo me è molto forte. Sembra Luffy quello Rush imbloccabile con due donne. Ed effettivamente è un 5-7.000. Un po' meno forte perché deve avere comunque 4 meno carte in mano. Quindi è un po' meno forte, però vabbè. Questo è l'evento blu di Kizaru.
Main fa ritornare un personaggio avversario costo 2 o meno in fondo al... e un personaggio costo 1 o meno in fondo al deck. Ok, trigger l'attivi gratis. Bisogna vedere se ci sono dei deck con costi molto bassi. Secondo me non sarà molto forte. Ok, questa costa 1. Un tuo leader, un personaggio guadagnano 1000. Poi puoi rivelare una carta dal top deck, quindi dalla cima del mazzo. Gioca un personaggio costa 2. Esattamente costo 2, però non costa 2 meno. E basta. Ok, e il trigger ne giochi 1, costa 2 gratis la mano. Boh, non mi piace. Ecco, questa è molto forte, costo 7, rimbalza due personaggi, cioè fino, scusate, fino a due personaggi, quindi anche uno, con costo 6 o meno in fondo al deck. E il trigger rimbalza solo uno, costo 5 o meno. Questa carta è fortissima, cioè ne rimbalza fino a due, costo 6 o meno. È fortissima. Poi abbiamo White Snake, è un costo 2, il leader e un personaggio guadagnano 1000 fino alla fine del turno, peschi 1, ma insomma, magari per Nami, non so, secondo me ci sono carte migliori per Nami. Poi abbiamo le viola, finalmente, abbiamo i Vinsmoke, e costo 4, 4000, main don meno 1, puoi scartare questo, puoi trashare questo personaggio quindi dal campo. E se il tuo leader è di tipo Germa 66, quindi Reiju, puoi giocare un Vigsmoke Ichiji con un costo 7 dalla tua mano o dal cimitero, che è questo. E questo qua è un play: se il numero delle tue donne è uguale o meno a quello del tuo avversario, dai fino a dei tuoi personaggi, no, fino a uno dei personaggi dell'avversario meno 2000. Per questo turno e questo personaggio guadagna Rush molto forte. Questo non mi piace. Eccolo qua. Secondo me dovevano fare il leader lui e non Reiju, però vabbè. Questo qua è 8-8000. Do meno 1 on play. Puoi scartare due carte dalla tua mano. Puoi giocare fino a 4 Germa 66 con nomi diversi e 4000 o meno dal tuo cimitero. Questa carta è sbroccata, però. Secondo me questo mazzo qua non sarà molto forte. Non sarà molto forte in 1.06. Bisogna aspettare dei supporti successivi, se ne faranno. Spero di sì. Spero facciano un leader lui. Quindi Judge con un effetto molto forte e con un'altra carta a supporto. E poi main, don meno 1, resti fino a un don dell'avversario. Molto forte questo. Questo non mi piace. Sora è un counter 2000, on play, scartare una carta. E se il numero dei donne è uguale o inferiore a quello dell'avversario, aggiungi un Vismoke con 4000 o meno dal trash alla mano. Quindi gioca molto sul trash anche questo mazzo come memoria. Questo qua do meno 1. Puoi trashare questo personaggio, giochi un Niji costo 5 che sarà questo qua. Questo qua è un play, sempre se i don sono uguali o inferiori a quelli del tuo avversario. Puoi ammazzare un personaggio avversario a costo 2 o meno, oppure far ritornare in mano un costo 4 o meno dell'avversario. Questa stessa cosa, funzionano tutti uguali, giochi questo, guadagna 1000 se c'hai meno don uguale al tuo avversario ed è un blocker. Gli effetti sono tutti uguali questi, quindi dopo giochi questo. On play, sempre la stessa cosa, e se hai 5 meno carte in mano, peschi 2. Quindi stessa cosa qui, e 5 meno carte in mano, peschi 2. Questo è molto forte. Ok, Eldorago, che sembra il padre di Baki, però va bene, è un 5-7000. Un altro Guild Tesoro, sempre film, do almeno uno. Se il tuo leader è un film, aggiungi fino a due film. Costo 4 meno dal trash alla tua mano. Questa secondo me è fortissima. Mamma mia. Ed è anche un counter 1000 o no? Sì, ok, fortissima. Cosette o Cosette. Guadagna blocker, vabbè, non è un granché. Shiki è un blocker che se hai 8 più don puoi pescare una carta e scartare uno, ci sta. Zephyr do meno 1. Nega uno degli effetti dei personaggi d'avversario durante questo turno.
però un play durante il tuo turno, purtroppo, e poi se quel personaggio è 5 meno meno lo ammazzi. Non lo so, secondo me è molto situazionale, non è neanche così forte. Count Butler non stiamo neanche a leggere. Kamazo, quando un Don ritorna dal tuo terreno al Don Deck, ammazza un personaggio costo 2 o meno, carino. Main, se il numero di donne è uguale o inferiore, puoi giocare. No, puoi far ritornare un personaggio avversario costo 5 o meno in fondo al deck, però costa 4. Non so, c'è di meglio secondo me. Questo sarà il sercino per i Germa 66, esatto. Questo è l'evento dei Germa 66. Puoi trasciare una carta a tua mano e restare questo stage, guardi le prime tre carte e riveli un germa. Ah, questo è un altro sercino, ok. Beh, questo è molto forte. Poi abbiamo Gekko Moria. Cosa fa? Non mi ricordo. Con un don, quando attacca, puoi pagare due, puoi tappare altri due don. Trasci una carta da tua mano e poi trasci due carte quindi scarti due carte dalla cima del tuo deck e puoi giocare un Thriller Bark per un personaggio Thriller Bark con un costo 4 o meno dal trash. Secondo me ci sta, sarà un leader carino, ma secondo me non reggerà il meta come Yamato, perché il meta secondo me sarà Yamato e Sakazuki in OP06 e vedremo comunque, magari qualche risultato lo farà. Bisogna aspettare i supporti di questo qua. Ecco, questo secondo me è il leader alternative migliore che è uscito. Guardate che bello, è stupendo. Poi abbiamo Absalom 4-5.000, on play, fa ritornare due carte dal trash nel deck e ammazzi un personaggio costo 2 o meno, ci sta. Ok, questo on play, se tu di Thriller Bark, peschi due, scarti due, carino. Horse 4-7.000, non può attaccare. Però main, puoi mandare KO uno dei tuoi personaggi Thriller Bark e questo personaggio può attaccare sostanzialmente. Insomma, magari in combo con qualcos'altro che si attiva quando va al cimitero, se c'è. Questo, quando va al cimitero, il tuo leader, un personaggio guadagnano 1000, niente di che. Questo con due don, quindi quando va a 5.000 guadagna 1000 per ogni 5 carte nel tuo cimitero, questa potrebbe essere sbroccata, però non mi ricordo se si gioca, questo sicuramente si gioca, è un 8-9.000 e quando entra in campo puoi selezionare un personaggio costo 4 o meno e fino a un personaggio costo 2 o meno dal tuo cimitero, uno lo giochi e l'altro lo giochi restato, questa è fortissima, mamma mia. Okay, mi piace più sinceramente quella normale che l'alternative. Ok, questo qua è un blocker normale. Sai, se il leader è Dressrosa guadagna 2000, ci sta. Quando va al cimitero scarti le prime tre carte del tuo deck. Il dottor Ogback, quando entra in campo puoi far ritornare due carte dal tuo trash in fondo al deck e aggiungere un Thriller Bark dal trash alla tua mano di qualsiasi costo, molto forte. Victoria Sindri on play, se il tuo leader è praticamente Mori in questo momento perché c'è solo quello, trashi le prime 5 carte del tuo mazzo ed è anche un counter 2000, quindi questo qua sicuramente si giocherà. Bellissimo questo, mamma mia che bello. 6-6.000 Brook, ok, il tipo non aiuta. Quando entra in campo o manda al cimitero uno dei personaggi del tuo avversario costo 4 o meno, oppure il tuo avversario mette 3 carte dal loro cimitero. No, sì, dal loro cimitero in fondo al deck in qualsiasi ordine. Vabbè, insomma, boh, ci sta. Perona 4-5.000, se il tuo avversario ha 5 o più carte in mano, o il tuo avversario scarta una carta, oppure un personaggio dell'avversario perde meno 3 di costo, quindi prende meno 3 di costo durante il suo turno. Questa è molto versatile. Bella questa.
Questo è un giallone 4-6.000. Shadow Asgard, main counter, il tuo leader guadagna 1.000 durante questo turno. Poi puoi andare al cimitero con qualsiasi numero di Thriller Bark che controlli con costo 2 o meno e il tuo leader guadagna 1.000 addizionali per ognuno di essi. Notting Atoll, costo 3. Puoi aggiungere una carta dalle tue vite alla tua mano e uno dei tuoi personaggi costa 7 o meno non possa essere distrutto in battaglia durante questo turno. Questo fa scartare una carta all'avversario. Thriller Bark. Resti questo stage e tappi 1, se il tuo leader è di tipo Thriller Bark, puoi giocare fino a un Thriller Bark costo 2 o meno dal tuo cimitero. Restato. Aiza è un counter 2000. Inuarashi molto forte con due don. Puoi trashare una carta dalla tua mano e mandare al cimitero un personaggio del tuo avversario con costo uguale o inferiore al numero delle vite del tuo avversario. E il trigger, se il tuo avversario ha 3 vite o meno, ti permette di giocarlo a gratis. Questa è la carta più forte del set. È un costo 2, che è anche un counter 1000, volendo. On play, dai al tuo leader o a un tuo personaggio banish, fortissima. E trigger, mandi KO uno dei personaggi dell'avversario, costo 5 o meno. Questa carta non ha alcun senso. Ok, basta. Yamato è sbroccata perché la potete dare al leader Banish e a sia Banish che doppio attacco. Kamakiri, puoi scartare uno stage, cioè puoi mandare al cimitero uno stage costo 1. No, puoi mettere uno, sì, no, puoi mettere uno stage costo 1 in fondo al deck. Anche del tuo avversario, mi sembra. Sì, e ammazzi un costo 2 o meno. Questo fa abbastanza cagare. Questa è fortissima. Se il tuo avversario ha 3 o meno carte, la giochi come trigger. E l'effetto normale, ho anche io. Quindi, quando va KO, se il tuo avversario ha 3 vite o meno, puoi aggiungere una vita a gratis tua. Quindi hai una vita in più dopo, questo è un giallone. Questa è fortissima, puoi scambiare praticamente una vita tua da una carta che è in mano, quindi praticamente la giochi e una carta che è in mano diventa un possibile trigger. E questa è l'alternative, e con questo qua volendo te la puoi rimbalzare nelle vite, perché è un blocker e un play, puoi mettere un personaggio Land of Wano nelle tue vite, in cima e in fondo. Qua abbiamo, questa è l'alternative molto figa, Itezu fa schifo, questa non è un granché sinceramente, Nekomamushi è molto forte, con due don può attaccare i personaggi attivi del tuo avversario e cioè, il trigger è sempre lo stesso. Questo qua puoi mettere uno stage costo 1 o meno in fondo al deck del proprio proprietario e restare un personaggio costo 4 o meno del tuo avversario, questa non mi piace. Rakki è un blocker praticamente, questo qua c'ha sempre lo stesso effetto degli altri, però è un sercino per i Upper Yard e i Shandian Warrior. Questa carta è fortissima secondo me perché è sempre uno 0-3000 scartando una carta e lo si può giocare anche in Yamato volendo. E il trigger, se hai 0 carte, praticamente puoi aggiungere una vita a caso scartando una carta. C'ha lo stesso effetto del leader di Ener. Questa qua è secondo me molto forte perché è versatile, poi a costo 4 puoi mandare KO un costo 5 o meno del tuo avversario e se il tuo avversario ha una vita gli fai un danno e poi puoi aggiungere una carta dalle tue vite in mano. Questo è lo stage di Ener, una volta per turno puoi restare questa carta e un tuo Ener e manda al cimitero tutti i personaggi avversari costo 2 o meno, molto forte. Questa è la secret. Una delle due secret, praticamente è Oden ma più forte, perché invece che 8 costa 9, però può fare 3 attacchi. Sì, 3 attacchi, perché c'è un attacco normale, poi come vedete con un don lo puoi rendere attivo quando attacca, quindi già il secondo, e poi dopo con altri due don lo puoi rimettere attivo, quindi hai fino a 3 attacchi.
se tu con Nami dai a questo qua Banish e gli fai tre attacchi Banish 9000, io voglio vedere che cazzo fa. Però va bene. Zoro Manga, molto bella. Questa è l'alternative, normale. Questa è Sanji, che è l'altra secret, molto figa. On play, puoi rivelare la prima carta del tuo deck e puoi giocare un costo 9 o meno a caso. Molto forte. E questa è l'alternative. Bene ragazzi, queste erano tutte le carte di OP06, spero che il video vi sia piaciuto. Ho dovuto registrare due volte il video perché non mi ha salvato il video. E ci vediamo al prossimo video, ciao!